sei finita nell'occhio del ciclone. No, io ho un solo problema, il rispetto per l'essere umano, qualunque esso sia, va bene? E quindi anche per gli animali. Quello, l'altra sera io ero sui social e mi sono capitate davanti delle fotografie terribili, terribili, di quello che stava succedendo in Cina a proposito della fiera della carne di Yulin, per la quale io ho messo migliaia di firme, perché questa carne erano tutti cani infilzati e arrostiti. Allora a quel punto... ecco, stiamo vedendo il tuo tweet. Ah, va bene. Cina avvia il festival della carne di cane di Yulin, mamma mia, migliaia di animali macellati, crudeltà incredibile. Questo è un articolo del Fatto Quotidiano e qui c'è la frase tua, Rita, incriminata. È sì. Peccato mortale volere l'estinzione del popolo cinese. È un punto interrogativo, c'è un punto interrogativo, era una domanda e si capiva benissimo che era una provocazione, perché di cinesi forse ne abbiamo fin sopra i capelli in questo momento. Tra il coronavirus, tra tutto quello che è successo, la dittatura che c'è ancora. Però non è che sia colpa dei cinesi, che c'è il coronavirus. No, ti sto parlando, però se ne è parlato tanto. No, per chiarire, perché insomma, è chiaro che non voglio creare nessun tipo attribuito, di scusami, no, chiariamo bene questo aspetto. È attribuito a questo mercato famoso, il mercato dell'umido, si chiama così, wet market, che è un mercato dove vengono macellati gli animali da vivo, una cosa che ci fa orrore, è una tradizione cinese e lì ci sarebbe stato il salto del virus. Marco, quindi. Noi abbiamo fatto tante petizioni, abbiamo firmato in tutto il mondo per queste cose e loro avevano promesso neanche più di 3 mesi fa che non l'avrebbero mai più fatto e quindi eravamo tutti felici e tranquilli. Invece poi è risuccesso e vedere quelle immagini, io dico, è stata una provocazione anche dura se vuoi, però la cosa che mi preoccupa è che la gente, in molti hanno, grazie a Dio, hanno capito, e non, però i titoli a effetto a me danno fastidio, perché io non ho chiesto, sarei una pazza a chiedere l'estinzione della Cina. Ho detto è peccato mortale, cioè nel senso che in quel momento lì a vedere quelle immagini mi è venuto di botto, tant'è vero che me ne ero anche non dimenticata di quello che era successo, del mio tweet, proprio perché non... E poi invece ho scoperto che di avere chiaramente sollevato... La frase è molto forte, però... Ma sono forti anche le immagini però, no, prima guardate le immagini e poi dopo... Le immagini abbiamo deciso di non mostrarle. Bravo, però andatevele a vedere. Ecco, ti hanno risposto, dopo un'affermazione così, cosa ti differenzia dai cinesi? Se sia peccato mortale non lo so, credo però che bisognerebbe vergognarsi e scrivere tweet come questo. Addirittura qualcuno dice stai inneggiando al genocidio. Ecco appunto. È per questo che dico che non, se loro non hanno capito che era una provocazione con un punto tanto di punto interrogativo, quindi non è che ho messo un punto esclamativo, fanno la differenza il punto esclamativo dal punto interrogativo, perché un conto se io avessi detto voglio non mi passa manco per l'anticamera del cervello, è peccato mortale. Quando ho visto i cani infilzati, Marco, credimi, cioè ho chiesto è peccato mortale, però, punto Rita, interrogativo. Il problema da affrontare è che le autorità cinesi avrebbero detto che avrebbero smesso di trattare la carne dei cosiddetti animali da compagnia, quali sono ritenuti i cani, come cibo. Resta il fatto che ogni cultura, ogni popolo ha la sua. Allora, verrebbe da pensare, la vacca non è un animale da compagnia, però la mangiamo. Mauro, così come il cavallo lo mangiamo. Mauro, devi pensare che io, per esempio, io non mangio carne di nessun genere. Le mie scarpe, le mie borse, Elena lo sa perché sono di ecopelle o di ma quindi, nessuno mette in dubbio la tua purezza su questo fronte. Cioè, metto, io sono molto semmai coerente. In dubbio la differenza che facciamo tra animale e animale, laddove per cultura o religione certi animali vengono mangiati e altri no. La differenza per noi è il cane da compagnia, non potremmo mai pensare di mangiare un cane. Al tempo stesso però, e io mi rendo in questo caso colpevole per primo, io mangio il cavallo perché nella tradizione della mia città i cavalli muoiono, non vengono allevati
per uso, diciamo, come cibo, no? Però a un certo punto anche il cavallo, ahimè, decide. E nella cultura della mia città il cavallo cosiddetto crudo, mangiato e macinato, viene mangiato. Se tu mi parli di una cosa di questo genere, io mi sento male. Probabilmente quindi gridano. Ho capito, amore mio. Ti chiedo. Però milioni sì, di persone si sentono male se non lo mangiano. Tu vorresti, diciamo, l'estinzione di queste abitudini. Di queste abitudini. Che avevano detto che avrebbero smesso di farlo. Sì, e invece hanno, ecco, e invece hanno ricominciato. Tale e quale come prima. Non solo, c'erano state raccomandazioni anche precedenti al coronavirus. Guarda, ma io ho firmato non sai quante petizioni, ma tante, tante. E la gente oggi, sempre più, io capisco che la gente voglia mangiare la carne. Io non ce l'ho con quelli che mangiano la carne, perché ognuno è libero di fare quello che vuole. Okay. Io non la mangio. E però di fronte a degli animali che siamo abituati a vedere, se io vedo il mio Pedro o la mia Nina messi infilzati lì per far mangiare i cinesi, scusate, mi sento male. Le immagini sono orribili, quindi io quando ho letto questo ho pensato veramente che tu hai avuto un tale modo di disgusto, per cui hai scritto una cosa che è chiaramente una frase chiaramente eccessiva. Era soltanto una provocazione, è chiaro questo. Quindi, però quindi non, l'estinzione di queste abitudini, questo intendevi dire. Esatto. Esatto, perché loro non hanno non hanno mantenuto la parola di smettere di fare quello che avevano fatto fino a 3 mesi fa. Avevano detto, l'hanno detto, è uscito su tutti i giornali, non ci sarà più il festival di Yulin, smetteremo di mangiare la carne dei cani o dei gatti, cercheremo di... E invece hanno ricominciato come prima, quelle immagini sono terribili. Terribile. Così come in una provincia italiana del nord-est sappiamo che è uso ancora pratica quotidiana mangiare i gatti. No, non si fa più, dai. Non si fa più, no. Ma nelle trattorie se vuoi cercarlo lo trovi ancora. Sì, ma non ne so niente, devo essere sincero. Proprio perché mai non ho mai sentito, mai... Non si fa più. Nominare la città al posto? Nord-est è grande. Il punto chiaramente, al di là delle abitudini, perché giustamente Mauro sottolinea come anche alcune nostre abitudini vengono considerate con disgusto da altre parti del mondo, esattamente come tu provi disgusto nei confronti delle immagini della fiera di carne di cane. Il problema sanitario è la macellazione con animali vivi, dove i virus si possono fare il salto di specie. Ti ricordi il virus? Come è accaduto in Germania adesso. I pipistrelli, hanno cominciato a parlare dei pipistrelli. Loro mangiano qualunque cosa. Questo è poco ma sicuro. In contrasto con il progresso anche tecnologico della Cina, il progresso in tanti loro settori, questo per me è proprio regredire totalmente. Regredire, è una regressione di una violenza inaudita. Ragazze, ma avete idea di cosa significhi uccidere? Anche perché, sai, gli altri uccidere, animali, quando vengono uccisi uccidere per un maiale, essere figli di contadini, come è accaduto a me, e vedere come avviene la trasformazione del maiale. Anche quello è tremendo. Quello fa paura. Però poi quando mangiamo il prosciutto crudo non è che stiamo lì a piangere, Mauro, sulla fetta di San Daniele o di crudo. Langhirano. Cioè, se io mi sono battuta per anni su queste cose, vuol dire che sono coerente con me stessa. Certo, è chiaro certo. Che io non vado a fare la strafiga in giro con le borse di pelle. Io metto le scarpe di ecopelle e le borse Però di se ti capita uno spiedino di vitello al ristorante, tu lo rifiuti perché sei vegetariano. Ma non viene, guarda, drammatizziamo il tutto. Sono settimane e mesi che invito a mangiare il pollo di mia mamma in padella, lei non ci viene. Io voglio la parmigiana, non voglio il pollo di sua mamma. Infatti adesso ci vado io, non vi preoccupate. Vado io a pranzo con Elena. Drammatizziamo così. Ma la domanda c'è tutta una riflessione non solo sulle abitudini alimentari, ma anche di quello che costa al pianeta in termini di inquinamento. Insomma, è un lungo discorso che non è adesso questa la sede per fare. Però, insomma, Rita ha chiarito che cosa intendeva, era una provocazione diretta soprattutto alle abitudini. A questa abitudine che secondo me è terribile e che il popolo cinese stesso, come aveva promesso che avrebbe fatto, dovrebbe stoppare, perché